Regione Toscana, il Consiglio regionale. Presentata a Firenze nella sede del Consiglio regionale l'edizione numero 39 del Valdarno Cinema Film Festival, un evento in programma fino a domenica 10 ottobre a San Giovanni Valdarno presso il Cinema Teatro Masaccio. Al concorso partecipano 21 opere italiane e internazionali e 6 opere toscane fuori concorso. In giuria Diana Sakeb, cineasta afghana, programmatrice del Film Festival sui diritti umani di Kabul e del cinema per i bambini di Kabul, oggi chiuso. Insieme a lei ci saranno Emanuela Genovese, critico cinematografico e giornalista di Avvenire, e Roberto Silvestri, critico cinematografico del Manifesto. È così, una 39esima edizione che però è il sapore delle cifre tonde, è il sapore di un nuovo inizio. Io sono molto grata agli organizzatori, al Comune di San Giovanni, la regione vive di queste iniziative e i territori sono animati. In più quest'anno è, diciamo, invitata speciale la regista afghana, responsabile di moltissime iniziative nel suo territorio, quindi un festival che nel mentre celebra e sottolinea il cinema italiano e internazionale, però ha un occhio a una terra martoriata in difficoltà, sostenendo la produzione culturale che si ha in quei luoghi. Quindi ecco, trovo che sia un'iniziativa importante per il Valdarno, importante per l'area vasta e per la Toscana, ma importante anche per il messaggio che manda. È un'iniziativa veramente molto importante, siamo arrivati alla 39esima edizione con grande orgoglio e anche con grande sforzo. Finalmente, dopo l'anno terribile del 2020, il comitato organizzatore del Valdarno Cinema Film Festival è riuscito a riportare il festival all'interno delle sale cinematografiche. Per noi è veramente questo un obiettivo importante che abbiamo raggiunto, un festival che è un fiore all'occhiello per la nostra cittadina, ma non soltanto per il Valdarno e per la provincia d'Arezzo, che in quasi 40 anni ha portato a San Giovanni Valdarno nomi illustri della cinematografia nazionale ed internazionale, ed è sempre stato anche uno strumento per lanciare nuovi artisti, per cui noi siamo orgogliosi dal 6 al 10 ottobre di poter ospitare la 39esima edizione del Valdarno Cinema Film Festival. Ma sarà molto importante perché si ritorna in presenza, perché le regole ce lo consentono naturalmente, e infatti partiamo anche rendendo omaggio a quel gruppo di sanitari, di operatori della sanità che ci hanno difeso dalla prima ondata del virus. Infatti il film di apertura Io Resto di Michele Aiello, che ha vinto il Bioga Film Festival 2 mesi fa, e quindi è simbolicamente importante perché poi questo è un festival con tanti altri ospiti che devono anche riportare l'amore per il cinema al cinema. Ci sarà anche la proiezione per la scuola, quindi i ragazzi si confronteranno nuovamente in una sala cinematografica con il cinema, in questo caso anche con i fotografi di guerra, con le loro esperienze, ma avremo tanti ospiti illustri, per esempio Alessandro Rossellini, con la sua storia di vita, essendo figlio di una famiglia numerosa ma dal padre illustre, appunto Roberto Rossellini. Avremo il premio alla carriera Antonio Capuano, anche questo è molto molto importante e rilevante in generale, perché Capuano merita questi premi e ne ha ricevuti pochi, e infatti è stato omaggiato proprio per i suoi meriti da Paolo Sorrentino quest'anno a Mostra del Cinema di Venezia. Il suo film è stato La mano di Dio, tra i personaggi proprio Antonio Capuano, e lo ha citato come uno dei suoi due maestri, l'altro è Fellini, quindi ecco, per dire la rilevanza del personaggio che verrà a San Giovanni Valdarno. Poter riavere questo Festival del Cinema, che è uno dei più antichi in Italia, fatto in presenza, è già un elemento molto importante, non soltanto per il Valdarno, non soltanto per il Comune di San Giovanni, per la Toscana, ma complessivamente per il cinema. Poi è anche una manifestazione che ha elementi di grande contemporaneità, con l'invito alla cineasta afghana, che è appunto una delle promotrici dei diritti civili a Kabul, quindi in questo momento credo che è veramente un valore aggiunto, e poi anche pezzi di storia come
l'inizio del festival dedicato a Nino Manfredi, quindi sarà senza dubbio una manifestazione molto importante sia per la qualità della partecipazione sia perché è segno di ripresa dopo questa pandemia. Quindi complimenti al Comune di San Giovanni e a tutti quelli che stanno collaborando per renderla possibile. La Regione Toscana, a fianco delle imprese innovative e delle start-up, assegna i primi contributi alle aziende dopo l'entrata in vigore della nuova legge regionale. Dopo un anno e mezzo, difatti la legge era stata approvata nel marzo del 2020, arriva il primo sostegno alle imprese toscane e start-up innovative e a Firenze si è svolto un convegno incontro con queste imprese che si sono aggiudicate il primo bando, che ha visto la partecipazione di ben 37 progetti ammessi con 1.750.000 euro di risorse erogate. Germina ha inventato la serra multipiano adattiva. Che cos'è questo oggetto? È una serra dove i piani dove vengono coltivate gli ortaggi muovono e si adattano alla crescita degli ortaggi stessi. Quindi è un sistema che permette di risparmiare molto spazio, perché quando la piantina è appena nata non ha bisogno di tutto lo spazio che invece avrà bisogno quando sarà grande. Questo a terra presenta dei vantaggi, ma ne presenta molti di più nello spazio, dove lo spazio è particolarmente prezioso. Questo poi consente naturalmente di conseguenza risparmi energetici, risparmi di acqua, tutte derrate terribilmente preziose nello spazio. Per cui abbiamo cominciato a ragionare con Thalessa Legna Space, che è l'azienda che tutti sappiamo fabbrica i moduli della stazione spaziale, ma fabbrica sostanzialmente i moduli intesi come involucro. Noi adesso cerchiamo di entrare anche nei sistemi di supporto alla vita e quindi, per così dire, di arredare questi moduli, non soltanto il guscio come potrebbe essere lo scafo di una nave, ma anche gli arredi all'interno, che poi finiscono per essere anche forse un valore aggiunto più grande dello scafo stesso. Questo è il nostro challenge sul quale naturalmente abbiamo tutte le difficoltà delle start-up, ma speriamo di riuscire. Tra l'altro le regioni che hanno capito il messaggio delle start-up, che hanno delle idee brillanti proiettate nel futuro e che tra l'altro ci consentiranno poi a terra di riportare queste tecnologie per fare risparmio energetico, risparmio di acqua, buon riciclo dei rifiuti, eccetera, eccetera, ci aiuteranno e noi saremo contenti di andare avanti. Ma questo non è il passato, è il futuro. Credo che ciascuno di noi debba continuare a mandare un messaggio forte come istituzioni, che noi siamo al fianco di chi vuole scommettere su costruire nuovo lavoro, nuova occupazione. Abbiamo ascoltato anche tante cose che possono essere migliorate, però nelle parole delle ragazze e dei ragazzi, da quelli più giovani a chi ha più esperienza, c'è l'idea di questa Toscana, della nostra Toscana, una Toscana che vuole scommettere sul futuro, che vuole scommettere sull'impresa, sul lavoro di qualità. A noi il compito di sostenerli. Il messaggio voluto mandare è esattamente lo stesso che nel febbraio 2020 all'approvazione della legge dissi con chiarezza: noi dobbiamo essere al fianco di chiunque vuole fare impresa e vuole scommettere sul proprio futuro. Io penso che il modo migliore sia quello di sostenere le imprese nella loro crescita, dall'inizio, quando sono nella fase davvero di ricerca dei primi finanziamenti, e qui c'erano 30 imprese che hanno ricevuto il sostegno di circa 50.000 euro da parte di Regione Toscana con la legge sull'innovazione, ma anche aiutarli alla ricerca di Venture Cap. Con i prossimi fondi strutturali avremo le risorse per sostenere e anche entrare nel capitale di rischio delle imprese con quel modello chiamato di pari passo, cioè se un investitore privato investe 100 la Regione fa altrettanto all'interno delle imprese. Dobbiamo lavorare molto sulla semplificazione, loro devono pensare a costruire il business, a trasformare la ricerca in valore e meno le questioni amministrative, perché non hanno neanche le competenze al proprio interno. E poi incentivare ancora con più forza la figura del temporary manager, cioè le aziende, quelle più piccole, hanno bisogno di alcune competenze che forse non hanno al loro interno e noi dobbiamo sostenerli mettendo a disposizione coloro i quali possono aiutare a crescere e a cercare mercato. Che è una startup innovativa che parte da un'idea che è brevettata, che è abbastanza semplice, intuitiva. Il problema fondamentale è quello di cercare di risparmiare
energia e risorse per la coltivazione di cibo vegetale. Normalmente nelle serre tradizionali, quelle che tutte conosciamo, si utilizza un volume molto grande rispetto alla dimensione effettiva della pianta. Quindi vi è la necessità di condizionare un volume molto grande che disperde molta energia, perché le serre normalmente non sono realtà coibentate perché devono far passare la luce. Quindi condizionare un ambiente molto grande necessita di molta energia che viene dispersa. Allora la nostra idea, che è un'idea brevettata, è quella di inseguire la crescita delle piante, cioè le piante quando vengono seminate non hanno bisogno di un grosso volume di condizionamento e quindi questa serra cresce insieme con la pianta. Noi l'abbiamo chiamata serra adattiva o adattativa perché si adatta alle necessità delle piante. Le piante crescendo hanno bisogno di un volume maggiore e questo volume viene condizionato in maniera crescente. Questo cosa porta? Porta a un enorme risparmio di energia, perché ovviamente una serra può contenere migliaia di metri cubi di aria che devono essere condizionata, mentre in un contesto adattivo la serra insegue la crescita la pianta e quindi vi sono anche 2-3 ordini di grandezza in meno di volume da condizionare. Questo ovviamente porta minore combustibile da bruciare per poter ovviamente condizionare l'ambiente e porta tutta una serie di vantaggi che sono nel solco adesso dell'economia più interessante, cioè del risparmio energetico, della possibilità di migliorare la produzione e quant'altro. Il presidente di Regione Toscana interviene sul Recovery Plan per precisare la posizione della regione e su come potranno arrivare queste notevoli risorse nel nostro territorio. Si tratta infatti di una regia da parte del governo italiano che ha individuato le aree di intervento, le macro aree che il Fondo Europeo sostiene, su cui la Regione Toscana, ha spiegato il presidente Gianni, sta lavorando per elaborare i progetti in dettaglio. Recovery Fund, lo voglio dire con estrema chiarezza, non è un fondo che viene dall'Europa allo Stato e che viene diviso fra le 20 regioni italiane, per cui sono le regioni a scegliere quali progetti metterci. Chi dice questo è un incompetente. Il Recovery Fund è un sistema molto centralizzato da parte dello Stato che fa le scelte su come dividere i soldi nelle 6 missioni e fra le 6 missioni anche fra i 40 circa bandi che verranno fatti, per cui è lo Stato, per fare un esempio, nella 6ª missione, quella della sanità, a dire i soldi si spendono su 5 contenuti. Da un lato l'edilizia sanitaria per contrastare gli effetti dell'antisismica non corretta, dell'efficientamento energetico, primo dei fondi, il secondo sui centri operativi territoriali, il terzo sulle case di comunità, quelle che in Toscana chiamiamo case della salute, il quarto sugli ospedali di comunità, quello che in Toscana chiamiamo le strutture intermedie a media e lunga degenza, e il quinto è su quello che sono le cure domiciliari. È lo Stato che ha deciso che sono questi 5 i canali. Ha chiesto alle regioni di presentare progetti, lo abbiamo fatto. In ciascuno di questi progetti è lo Stato, attraverso la sua struttura operativa, che ci ha detto questo può andare bene, questo non può andare bene, guardatevi di sostituire quel progetto con l'altro. Queste procedure la Toscana le sta seguendo come più di altre. Il ministro Speranza lo ha detto in tante sedi e in tante occasioni, che soprattutto per case di comunità, ospedali di comunità, cure domiciliari, siamo un esempio per tutte le altre parti d'Italia. Queste parole non sono generiche, sono suffragate dai progetti che gli abbiamo mandato e che gli uffici del Ministero stanno valutando. Ho citato la sanità, ma posso citare il rapporto della nostra struttura con il Ministero dell'Innovazione di Colao, posso citare il rapporto della nostra struttura della difesa del suolo e dell'ambiente per quello che riguarda i 500 milioni con progetti documentati che abbiamo chiesto per la lotta all'erosione e altrettanti che abbiamo chiesto per la difesa del suolo. Posso citare tutto quello che sul piano dei progetti per quanto riguarda le tranvie e i mezzi che indicano la cura del ferro noi abbiamo chiesto. Quindi noi non solo siamo in regola, ma siamo considerati una delle regioni guida. Regione Toscana, il Consiglio regionale.